Ciao, gang! L'albero è stupendo! Si comincia a sentire l'aria di Natale, eh? Ti piacerebbe che nevicasse? Monster Town non ha avuto molta neve quest'anno. Ma non essere triste, Miranda. Stasera potrai scambiare i regali di Natale con i tuoi amici. Sarà divertente. C'è qualcosa che non va, Mike? Non hai ancora trovato un regalo per Miranda? Oh cielo, lo scambio di regali è tra poche ore. Andrai in spiaggia a prenderle una bella conchiglia o stella marina? Meglio sbrigarsi! È una magnifica stella marina, Mike! Ma sembra un po' troppo fuori portata! Sta attento, Mike! È troppo lontana! Lei se n'è andata e tu ora sei bloccato qui! Meglio chiamare Maverick prima di peggiorare le cose! Wow, che salto, Maverick! Mi dispiace interromperti, ma Mike ha bisogno del tuo aiuto! È finito nell'acqua, alla spiaggia, e le sue gomme ora si sono insabbiate. Probabilmente è Mike ora. Pensi di poter raggiungere la spiaggia prima che Mike sprofondi ancora di più, Maverick? Buona idea! Porta anche Milo e Mitch in soccorso. Mike è in spiaggia e ha bisogno di aiuto. Ragazzi, potete andare a dare una mano? Grande! Andate a raggiungerlo! Maverick e Milo e Mitch sono qui per aiutarti, Mike! Grazie mille, ragazzi! Mike era entrato in acqua a prendere una stella marina! Non per sé, Maverick! Per Miranda! Non ha niente da dare a Miranda allo scambio di regali! Ragazzi, avete qualche idea? Tu hai un'idea, Milo? Che cos'è? Un clacson che suona musica buffa? Divertente, ma Miranda ha una sirena che fa sapere alla gente che sta arrivando soccorso. Non può usare un clacson buffo quando sta lavorando. È stato un buon tentativo, Milo. Vi viene in mente altro? Nuovi occhiali da vento come quelli che indossa Mia? Bella pensata, ma Mia li indossa perché vola nel vento. Miranda non ha davvero bisogno di occhiali. Buona idea, Maverick. Bisogna mettersi nei panni di Miranda. Se tu fossi Miranda, cosa vorresti? Un casco? Perché Miranda dovrebbe volere un casco? Oh, tu vorresti un casco perché Mitch continua a darti dei colpi. Sei divertente, Milo. Ora concentriamoci su ciò che vorrebbe Miranda. Mike, tu hai passato la mattinata con Miranda. C'era qualcosa che lei ha detto che voleva davvero? Ha detto che vorrebbe che nevicasse? No, Milo, sfortunatamente non possiamo far nevicare. Cosa c'è, Maverick? Stai dicendo che possiamo far nevicare? Come? Giusto! Mike può regalare a Miranda una sfera di neve! Che
bella idea! Miranda la adorerà! Grazie per il vostro aiuto, ragazzi! Ci vediamo tutti allo scambio di regali! Wow! Che bell'albero, ragazzi! Ecco Mike! Ecco la neve che desideravi, Miranda! Buon Natale a tutti, amici! Alla prossima! Ciao Milo e Mitch! Che bella giornata! Dove state andando? Oh oh! Sembra che dobbiate scegliere tra queste due strade. Quale prenderete? Forza ragazzi, non litigate per questo! Quale scegliete? Calma, calma! Potreste lanciare una moneta per risolvere questo problema? Mitch, tu prendi testa e Milo, tu prendi croce, ok? Bene, allora il lato con il camion è testa, mentre il lato con il numero 1 è croce. Fantastico! Ora lanciamo la moneta. Vediamo un po'. È uscito testa, ragazzi! Significa che Mitch ha vinto e può scegliere la direzione che vuole. Milo, Mitch, guardate quanto è grande quell'albero! Ma ragazzi, sembra che ci sia qualcosa sopra! Controlliamo cos'è! Non ci posso credere! Questa è una torta gigante! Cosa ci farà lì sopra? Ha un aspetto così invitante! Milo non vuole recuperare la torta dall'albero, Mitch. E se appartenesse a qualcuno? Beh, Mitch dice che ormai è stata trovata, quindi perché preoccuparsi? Ah, l'hai mancata! Oh oh! No! Milo, Mitch, attenti! Ragazzi, riuscite ad arrivare dall'altra parte del ramo? Tranquilli, nessun problema. Maverick vi tirerà fuori di lì in un baleno. Tenete duro ancora un po'. Ehi, Maverick, ti stai godendo questa bella giornata? Un sole splendente e un gelato. Beh, non te la stai passando così male, eh? Ops, ho parlato troppo presto. Vediamo cosa succede, Maverick. Tu sai cosa bisogna fare, Maverick? Ragazzi, è una buona idea rinfrescarsi in questa giornata così calda. Riprendi fiato, Maverick, e calmati un attimo. Max, Milo e Mitch hanno bisogno del tuo aiuto. Sono bloccati dal fuoco. Scusa, Marty, Max deve andare ora, ma tornerà presto a giocare con te. Quale strada sceglierai, Maverick? Là, guarda, una moneta! Devono essere andati da quella parte. Guardate quel fumo! Fareste meglio a sbrigarvi, ragazzi! Milo, Mitch, state bene? Resistete! Resta indietro, Maverick! Max si occuperà della situazione!
Formidabile, Max! Hai salvato le autogru! Grazie infinite! Tutto bene, autogru? E grazie anche a te, Maverick! Visto? Non c'era nulla di cui preoccuparsi! A Mitch rimane una domanda, però. Come mai c'è una torta sulla cima di un albero? Oh, ecco! Maverick aveva nascosto quella torta di compleanno per voi, ragazzi, perché sa che oggi è il vostro compleanno. Voleva aspettare fino a stasera a festeggiare per via del caldo. Questo spiega perché eri così preoccupato, Maverick. Hai pensato che tutto questo fosse colpa tua? Non preoccuparti, è tutto a posto ora. Hai ragione, Milo. È ora di mangiare quella torta. Oh, mamma! Finalmente siete d'accordo su qualcosa! Deve essere un miracolo! Piano, ragazzi! Ben fatto! Godetevi la torta di compleanno, amici miei! A presto! Ciao, Mia! Wow, come dipingi bene! Stai solo imparando? Beh, sono impressionata! Ciao, Marty, cosa stai combinando? Ehi, non è molto carino da parte tua! Oh, mamma! Oh, mi dispiace per il tuo quadro, Mia, ma puoi sempre farne un altro! E scommetto che Maverick può aiutarti a dare una bella lezione a Marty! Ehi, Maverick! Non c'è tempo per mangiare! Mia ha bisogno di rintracciare Marty! Puoi aiutarla? Marty ha rovinato il dipinto di Mia e poi è scappato! Puoi aiutarci a trovarlo? Grande! Grazie, Maverick! Adesso ti prepariamo! Perché ti sei fermato? Ehi, Mo! Hai dei graffi sulla vernice, eh? Oh, ottima idea, Maverick! Mo, puoi aiutarci a rintracciare Marty? Fantastico! Andiamo a prendere Mia! Ehi, Mia! Maverick è qui per aiutarti a trovare Marty e anche Mo! Bella pensata! Possiamo trovare Marty più velocemente se ci dividiamo! Bene, allora, andiamo! Non lo vedo da nessuna parte! Nessuna traccia di Marty neanche qui? Ehi, Mia, hai trovato niente? Ragazzi, Mia l'ha trovato! Presto! Puoi usare i tuoi booster per raggiungerlo, Maverick! Ecco così! Wow! Hey, wow!
Oh. Ehi, sta cercando di scappare! Fermalo, Mo! Ottimo lavoro! Che schifo! Questo è quello che si ottiene facendo scherzi alla gente, Marty. Vuoi aiuto per uscire dal fango? Maverick ha ragione. Devi prima scusarti con Mia per aver rovinato il suo quadro. Vedi? Non è stato così difficile. E Mia ti ha perdonato. Ora ti tiriamo fuori di lì. Qualcuno ha una fune? Grandioso! Ok, ora tira! Pensi che sia giusto che Mia si eserciti a dipingere su Marty? Che idea divertente! Wow, i graffi non si vedono più! Bravissima Mia! Ed è molto meglio dello scotch! Anche tu sei bellissimo, Marty, ma dovresti pensarci due volte prima di essere cattivo con i tuoi amici, soprattutto quelli che sanno dipingere. Oggi avete fatto un gran lavoro di squadra, ragazzi. Ci vediamo la prossima volta, amici. Wow, cos'è stato? Ciao, Gru! Perché state lanciando delle balle di fieno? Ciao, Max! Puoi dirmi cosa sta succedendo qui? State costruendo un circuito di gara? Che bello! Oh, capisco! È per il gran premio di Monster Town di stasera! Beh, fareste meglio a sbrigarvi se volete essere pronti prima che faccia buio! Questo è lo spirito giusto! Gru, quale birichinata state progettando stavolta? Ehi, fate piano, ragazzi! Wow, ben fatto, Max! A volte le gru possono essere davvero... Per favore, non stare al loro gioco! Hai un circuito di gara da finire! Oh, lasciamo perdere! Ragazzi, Milo, Mitch, mi sentite? Max è dispiaciuto di... sì, le gru sono completamente fuori gioco per un po'. E non puoi finire il circuito di gara da solo, Max. Giusto, potremmo chiamare Maverick. Nel frattempo dovresti prenderti cura delle gru. Sì, hanno decisamente bisogno di un periodo di riposo. Maverick? Wow! Avanti, Maverick! Lo sanno tutti che sei il più veloce di Monster Town! Oh, ti stai allenando per il gran premio di stasera? Le gru e Max stavano costruendo il circuito di gara per il gran premio di stasera e... Beh, le cose sono sfuggite di mano! Comunque... Max ha bisogno di aiuto per finire il circuito di gara. Devi fare qualcosa, Maverick.
Ciao, Mia! Mia? Ah, eccoti! Sei emozionata per il gran premio di stasera? Mia, abbiamo bisogno del tuo aiuto per finire il circuito di gara entro stasera. Max è da solo adesso. Milo e Mitch? Beh, non sono in gran forma al momento, lo vedrai. Hai ragione, Maverick, dobbiamo muoverci. L'orologio sta ticchettando, ragazzi. Come vi sentite, Gru? Non va meglio, vero? Nel frattempo abbiamo compagnia! Oh, Milo e Mitch! Sono appena stati colpiti da una balla di fieno! Ma è stato un incidente, vero, Max? Bene, ragazzi, mettiamoci al lavoro! Abbiamo un circuito di gara da completare! Gran lavoro di squadra, ragazzi! Forza, Maverick! Scava in profondità! Abbiamo quasi finito! Finalmente! Voi, ragazzi, state meglio? Oh, il circuito di gara? Finito e pronto per l'utilizzo! Volete partecipare anche voi? Siete sicuri che sia una buona idea? Potreste avere ancora bisogno di Signore e signori, il Gran Premio sta per iniziare! Pronti? Partenza! Via! Ragazzi, ragazzi, dall'altra parte! Buona gara a tutti, amici miei! Ciao! Oh,